Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Ace come al solito e benvenuti in questo nuovo episodio di FIFA 21 Mobile. Ragazzi, come al solito, prima di cominciare vorrei già ringraziare per il mi piace che avete lasciato. Se riusciamo superiamo i 600 mi piace, vedrò un altro nuovo video domani alle ore 14. E vi ricordo che come al solito qui sotto in descrizione trovate il link di eneba.com, un sito dove trovate già i giochi scontati, ma che se volete aumentare ancora di più lo sconto basta che utilizzate il codice sconto ACEMIND, tutto quanto in maiuscolo, per avere il 3% di sconto su uno sconto già esistente. Perché molta gente non ha capito questa cosa qua, dove però appunto potete trovare tutti i giochi che volete. Buona visione. Ok ragazzoli, allora diciamo cercherò di sculare Koke 112 verso fine video, appena finisco di parlare di Bernardo Silva 107. E vorrei sin da subito incominciare col dirvi me l'aspettavo, devo essere sincero. Diciamo che 128 di potenza tiro non è che sia proprio il top del top del top per un 107, devo essere sincero, ma non me l'aspettavo sinceramente allo stesso tempo così forte. Perché? Voi direte: Ace, aspetta, come? Ti stai lamentando della potenza tiro, ma lo stai reputando un giocatore forte? Sì, non è malaccio ragazzi, non è malaccio, c'è di peggio. Potenza tiro, ok, non proprio una delle migliori, ma per quanto riguarda il resto, ragazzi, fatevelo dire che questo giocatore non è per niente malaccio. Ripeto, non è uno dei migliori. Per farvi un esempio, Gullit lo supera, un qualsiasi centrocampista centrale lo supera. Ma perché dovrebbe essere inserito in squadra? Solo uno è il motivo ragazzi: il potenziamento, seconda punta ragazzi. Allora, io vi ho già detto questa cosa qua miliardi di volte, ma ragazzi è una cosa veramente fondamentale. Per chi ha il 3-4-1-2 come il sottoscritto e vuole far sì di avere solamente 3 potenziamenti in totale nella squadra da portare su, allora è fondamentale che o si passa al 3-5-2 se si ha in difesa contrasti o mastino, oppure rimanete col 3-4-1-2 e sperare che nei prossimi eventi esca un altro centrocampista con seconda punta, magari forte sinceramente, da inserire in squadra e da fare una bella combo insieme a Bernardo Silva 107. Perché? Perché non so se vi siete resi conto, la mia squadra è composta da Ansu Fati seconda punta, Maradona seconda punta, Adama Traoré a breve seconda punta, Suarez e ovviamente Salah, ecco, con seconda punta. Beh, al posto di Suarez ci sarà Lautaro Martinez, quindi tutti quanti con seconda punta. Se io vado ad aggiungere anche un centrocampista centrale al posto di Gullit con seconda punta e Bernardo Silva con seconda punta, io avrò 7 giocatori, e ripeto 7 giocatori con un solo potenziamento. E poi avrò ovviamente i 3 difensori con contrasti e l'unico di potenziamento da solo, che per l'appunto rimane riflessi, o il numero 1, dato che per l'appunto andrò a sbloccarmi Yashin e andrò a portare il numero 1 su, ok? Quindi veramente fondamentale, perché ragazzi, portare su solamente 3 potenziamenti al posto di portare su 4, 5, 6 potenziamenti, fidatevi di me che alla lunga, a lungo andare, se ne risente veramente tanto. E io, se devo essere sincero, dato che non voglio passare al 3-5-2 e mettere i difensori con mastino e i CDC con mastino, dato che mi ci vorrebbero tantissimi crediti, la miglior cosa da fare è ovviamente stringere le chiappette, inserire Bernardo Silva in centrocampo, che poi ragazzi, per tutti i problemi del mondo può avere Bernardo Silva, ma ai centrocampisti a che cavolo gli serve il tiro, che tanto escono davanti al portiere, gli fai il tiro al giro al portiere. E il gioco è fatto ragazzi, e il gioco è fatto. Magari molto spesso potrebbe sbagliare, ma per quello che vedo io sinceramente preferisco avere meno potenziamenti che avere magari un centrocampista forte, dove nella mia formazione 3-4-1-2 non esce praticamente mai. Poi lo metti a destra, centrocampista di destra, non esce mai ragazzi, non esce mai. Esce solamente Gullit che sta sulla sinistra. Poi ovviamente finché non esce un altro centrocampista con seconda punta, ci teniamo Gullit, che comunque lo lasciamo là, beddu beddu, non alziamo il potenziamento, lui si fa gli affari suoi, noi ce l'abbiamo a 108, appena esce un altro glielo infiliamo dentro, alleniamo il nuovo centrocampista, mi dissocio, il nuovo centrocampista centrale con Gullit, e il gioco è fatto signori.
così avendo fortunatamente 7 giocatori con seconda punta. Wow, immaginate portare su seconda punta e porti su 7 overall. Bellissimo, bellissimo. Uno è anche più motivato sinceramente a portare su i potenziamenti, perché vai a vedere ora che devo andare a portare il numero 1 da 0 al 19° livello per Yashin, che mi va a costare 19 milioni in totale, 19 milioni. Ok, però non capisco perché se n'è andata la sfocatura. Vabbè, piccoli dettagli. Quindi non so se mi sono reso, se ho reso l'idea. A parer mio conviene. Non è malaccio, ha veramente un ottimo dribbling. Ma veramente un ottimo dribbling. Magari gli attaccanti di adesso, che escono adesso, avessero magari questo potenziamento, questo dribbling qua, questo modo di fare la Veronica, la roulette, che è veramente spettacolare. E l'accelerazione mi piace, ragazzi. È molto, secondo me è buggato sull'accelerazione, perché l'accelerazione quando lui parte, ragazzi, Chi lo ferma più? Quindi sono contento. Non mi aspettavo di più, non mi aspettavo di meno. Me l'aspettavo proprio così, sinceramente. E sono contento. Sinceramente lo metterò in squadra. Lo sbloccherò, dato che per l'appunto è free to play, per chi ovviamente scula i punti. E io ovviamente li ho sculati, ragazzi. Quindi sono veramente molto 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 contento. Ora passiamo alla schermata in game. Proviamo ad andare a sculare per l'appunto Koke. E vi faccio anche vedere che ho trovato i punti e tante belle cosette su questo evento. Quindi aspettatemi un seconduccio, dai. Ok ragazzi, eccoci qui, tornate sulla schermata del mio computer come al solito. Allora andiamo a vedere un secondo. Guardate. Io fortunatamente mi ci sono voluti 5 pacchetti, ragazzi, 5 pacchetti, e li ho trovati tutti. Ovviamente inutile dirvi che i gettoni sala giochi sono stati gli ultimi, è stato l'ultimo premio che ho trovato, perché se l'avessi trovato per primo ovviamente non avrei aperto gli altri pacchetti. Però dai, siamo stati fortunati, abbiamo trovato bastoni, abbiamo trovato i gettoni sala giochi, abbiamo trovato anche 500.000 XP, che ovviamente non fanno mai schifo e mi serviranno tantissimo per il portiere sopra, soprattutto, ma anche un po' in generale per tutti quanti i giocatori, ragazzi, ok? Fatemi spegnere il ventilatore, che sto morendo di freddo, perché oggi fa veramente veramente freddo. Vi direte, allora perché c'è il ventilatore? Per non sudare. Piccoli problemi. Quindi sto messo veramente molto molto bene. Per quanto riguarda qui, ragazzi, ho 3600 punti gettoni sala giochi. Ho perso, mi sa, una sola volta questi 100 punti, ok? Una sola volta questi 100 punti. E ovviamente voi direte, com'è possibile, Ace? Ne dovreste avere 3900. Sì, avete ragione, ma ovviamente io vi vorrei ricordare che all'inizio ho aperto 2 pacchetti di questi qua, ok? Infatti voi potete vedere che ne ho aperti 200 su 400, 200 su quello che volete voi, ok? 2 ne ho già aperti, quindi è come se io avessi avuto 3900. Voi direte, sì, però mancano 11 giorni, sì, oggi non sappiamo parlare, mancano 11 giorni. Sei sicuro che ce la farai? Sì, ce la farò, anche perché oggi noi dobbiamo andare a prendere il pacchettuccio per andare a trovare Koke, e dobbiamo aprire anche questo qua, dove per l'appunto ci darà 1000 punti retro, che saranno fondamentali per sbloccare Yashin. Quindi andiamo a prenderci questa offerta e poi vediamo l'altra, e speriamo di scolare Koke, che mi servono tantissimi crediti, dai. E ragazzi, acquisto fatto, GG, eccoci qua, acquisto fatto. Speriamo di andare a sculare. Dammi sto Koke, ti prego. Dammi sto Koke, ti prego, sarebbe bellissimo. 200 punti e ovviamente i 200 gettoni sala giochi, che sono veramente molto fondamentali, perché qui, prendendo questi 200 sala giochi, io basta che aspetto 10 giorni e Bernardo Silva sarà mio, easy lemon squeezy. Quindi ora, in poche parole, mi devo solamente concentrare domani, cioè stasera alle 21, sui 500 punti. No, stasera escono, mi sa, gli altri 2500 punti. Vabbè, mi devo concentrare sui prossimi 1000 punti retro che usciranno nel reparto palline gommate, palline di gomma, gommate, gommose, gommute e tante belle cose. E qui andiamo ovviamente a spendere 1250 gemme per andare a prendere questi bei punticelli, ragazzi. 1000 punti retro che ci permettono di andare a 14.000 punti. 14.000 punti che ovviamente, ripeto, ovviamente mi serviranno veramente tanto tanto tanto. Oh, ma qui c'è Allison, ecco dove stava Allison, non avevo visto. Allison costicchia, ma comunque non ci serve più, perché giustamente, ragazzi, avremo Yashin in squadra. Ripeto, prenderò ovviamente tutti questi punti qua,
li utilizzerò in Abrad City sia per andare a sbloccare Adama Traoré, ma soprattutto per andare a prendere gli altri 1000 punti di palline di gomma, ragazzi, ok? Perché qui ne avrò 500 e qui ne avrò 500. Quindi io, se ne ho 1000 adesso, ne avrò 2000, ragazzi. Quindi con i 300 di stasera ne avrò 2300, con i 300 di domani avrò 2600. 2600 punti per cercare di sculare i 1000 punti retro, 500 e 500. Speriamo bene. Ok ragazzi, che dirvi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate. Grazie a tutti coloro che hanno messo mi piace. Iscrivetevi, attivate la campanella, iscrivetevi al canale. Seguitemi su Instagram e nel gruppo Telegram, che ho aggiornato il link qui sotto in descrizione. E che dirvi, ci becchiamo domani. Fatti bravi, fatti buoni. Ciao ragazzi, ciao.